L'inglese è una lingua che non mi entra in testa. Sono pessima, dico delle cose terrificanti e anche nella pronuncia sono altrettanto pessima. È come se mi vergognassi. Ma l'hai mai parlato o non c'è? Parlato. Ma dico tre parole, the book and the table. Ciao Mara! Ciao! Come stai? Bene, grazie. Tu? Molto bene. Caffè? Volentieri. Mara, perché siamo qui? Siamo qui perché questo è il circolo volta dove io vengo a giocare a burracco almeno un paio di volte alla settimana. È tipo un tuo hobby, quindi? Beh, burracco. È un mio hobby, sì, è un modo di passare il tempo piacevolmente, giocando a carte in compagnia. Ok, ti va di giocare in mia compagnia? Sì, volentieri. Dai, andiamo, vediamo che succede. Insegnami andiamo. Il burracco, Mara. 11 carte. Ok. Tu dovevi fare il mazzetto. Adesso da sotto. Perché da sotto? Da sotto perché, ecco, allora, non mica inventato io il gioco, l'hanno inventato in, mi sembra in Uruguay. Sì. Che si chiama burracco, che in Uruguay burracco vuol dire che è quella rete che pesca nel mare. Ah, ok. Ti definisci una donna libera e ribelle. Pensi che tutto ciò parta un po' dalla tua famiglia? Beh, erano persone abbastanza libere, nel senso che hanno vissuto vite sicuramente agitate, perché se tu pensi che mia nonna si è separata nel 1904 con una figlia di un anno, allora era veramente difficile sopportare queste situazioni. E quindi però ha vissuto bene, non si è mai più accasata, ma questa è stata una sua scelta. E poi ha tirato grande mia madre, devo dire, abbastanza bene. Avevo letto un'intervista dove dicevi che tu pensavi che non ti saresti mai sposata e non avresti mai avuto figli. No, io pensavo di... non avevo fretta di farlo, capito? Io, secondo me, sono arrivata abbastanza a 35 anni ancora signorina, per cui... ma non era un'ossessione, non ci pensavo che dovevo per forza... Poi improvvisamente è nato tutto, si è condensata questa situazione velocemente e poi ho avuto anche due figlie, per cui sono fatto in tempo a fare tutto. Va bene, allora guarda, io tiro su. Quattro carte, di cui le metto giù. E vado a mazzetto. Stai un po' esagerando. Mi sono allargata, avevo tante pinelle. Tu hai avuto anche un tumore al seno. Sì. E ne hai parlato subito, no? Sì, l'ho fatto per avvisare le ragazze che, siccome l'età del tumore al seno si abbassa sempre di più, di fare assolutamente le visite una volta l'anno, perché è fondamentale il tempo in cui si trova il tumore al seno per avere dei risultati migliori. Per cui l'ho fatto per questo in particolare, facendo che non è un segreto, è un male oscuro, perché il tumore è sempre una brutta roba. Quando te lo diagnosticano, devo dire che hai veramente momenti di fatica. Mi hanno operato, poi ho fatto la radioterapia per circa 40 giorni e poi prendo questa pillola che aiuta all'equilibrare gli ormoni, che pensavo di non avere più, invece evidentemente uno o due c'erano, tanto per rompere le scatole, e poi speri di stare bene. Hai perso un sette di fiori che ti è caduto dalle mani. Se mi guardi le carte però... Ma veramente, se le fai cadere sono costretta a guardarle. Ma che tipo è? Se ti immagino, non so, 50 anni fa, mi sembri una donna abbastanza di rottura, no? Sì. Non in quel senso di rottura. Anche di rottura di scatole, no, vuol no, dire? Non, sì. Anche, non mi permetterei mai. Non è stato difficile essere così 50 anni fa? No, devo dire la verità, non mi ho mai avuto questa sensazione di essere difficile. Certo, non ero una persona che voleva vivere una vita tranquilla e rilassata a casa, perché mi piaceva lavorare, mi è sempre piaciuto molto, mi piace tuttora. È stato facilitato in parte dal mio carattere, che era, quando dovevo sgridare, sgridavo, a riprendere aziendalmente lo facevo, ma lo facevo solo a ragione logica, non così per farlo. E poi perché forse qualche vantaggio sulla scelta della produzione che avevo imparato da grandi maestri, perché lavorando precedentemente ho avuto maestri come Melis, come Mogol, con tanta gente. Attenzione, guarda che faccio, che scherzetto, tac! Te capì? Hai capito? La principiante, sì, ho capito. Infatti odio sempre i principianti, perché ti rompono i co... Ti brucia questo un po', eh? Un po', sì.
hai scoperto talenti come Gianna Nannini, Tiziano Ne Nazionale, sì, Mango, sì. E adesso li scopri essendo giudice di X Factor. Qual è la cosa che ti fa accendere la lampadina, la caratteristica? Guarda, per cui tu dici no, delle sì, caratteristiche, tu sei talento? Sì, devo dire delle caratteristiche che penso che possano avere uno sviluppo, c'è cioè una base, uno sviluppo, e quindi bisogna poi lavorare per arrivare alla fine di questa storia. Ci sono tante cose che vanno guardate, il timbro, la voce, la fisicità, sono tutte parti di un fatto artistico, per cui devi tenere in considerazione un po' tutto. Secondo te, Mara, arriverà mai il momento in cui dirai ciao belli, mi sono divertita, ma adesso me ne vado in pensione? Arriverà certamente. Io finché mi sento mi piacerebbe lavorare, come ho fatto quando aspettavo un bambino. Mi sentivo bene, perché non farlo? E adesso finché mi sento bene, perché non farlo? Certo, l'età avanza, per cui sul ponte svela la bandiera bianca, speriamo di resistere. Attenzione, sto facevi per darti... Facevi buraco però. Sto per darti una bruttissima notizia. Ecco, adesso dopo te la do io una buona notizia. Credo che tu abbia perso contro sì, una certo. Principiante, carissima. Beh, sempre così, principiante. Tac. E chiudo e me ne vado. Comunque non hai vinto, in genere le partite sono 4, per cui la prima l'hai vinta e si segna che l'hai vinta, però ne devi fare 4 per aver vinto il totale. Ma non possiamo stare con tutto il giorno. Ma questo lo dici tu, se hai da fare vai, io sto, se ne trovo un altro. Guarda che rompiscatole sono questi principianti, li odio tutti. Ciao Frida, un bacio.